Ed è partita lo scorso 21 agosto la terza edizione della route estiva dedicata ai seminaristi e agli animatori di comunità del progetto Policoro, promosso dall'Ufficio Nazionale Problemi Sociali e Lavoro della CEI. Siamo collegati proprio con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale Problemi Sociali e Lavoro della CEI, ed alcuni camminatori di questa route che si concluderà il prossimo 26 agosto per approfondire la Fratelli Tutti di Papa Francesco. Buongiorno Don Bruno e buongiorno anche ai tuoi amici. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, ci vuoi presentare le persone con cui sei, con cui stai facendo questo cammino? Sì, qui c'è una piccola rappresentanza del gruppo. Abbiamo qui alla mia destra Don Ivan Licinio, che è il coordinatore nazionale del progetto Policoro. Poi qui alla mia sinistra abbiamo Piero, che è dalla diocesi di Palermo, e abbiamo Beatrice dalla diocesi di Senigallia, quindi rappresentanze di varie parti d'Italia. Ecco, Don Bruno, un saluto appunto anche a tutti quanti gli altri componenti di questo bel gruppo. Qual è il tema di questa edizione? Il tema è generare un mondo aperto e prende spunto da un'idea fondamentale dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, e cioè una contrapposizione tra un mondo chiuso, che è il mondo della guerra, il mondo dell'egoismo, il mondo anche di un'economia che non è a servizio dell'umanità, dell'uomo, e invece un mondo aperto. Il mondo aperto è il mondo della fraternità, dove la fraternità diventa il paradigma per capire noi stessi e per capire gli altri, per capire il mondo. Quindi noi stiamo riflettendo in questi giorni proprio su questo tema. Il mattino camminiamo, ma poi il pomeriggio ci mettiamo a leggere dei passi della Fratelli Tutti, a commentarli, a recuperare la loro dimensione nella nostra vita quotidiana. Ecco, Don Bruno, approfitto anche della presenza di Don Ivan per chiedergli di ricordare ai nostri telespettatori che cos'è il progetto Policoro. Il progetto Policoro è un'iniziativa della Chiesa italiana che aiuta i giovani ad affacciarsi nel mondo del lavoro. Ci sono giovani che aiutano altri giovani nei loro territori a guardare con fiducia al lavoro e quindi a guardare con speranza la vita che li attende. Grazie, grazie Don Ivan. E approfitto anche per chiedere, Don Bruno, a Pietro e Beatrice, giusto? Sì, sì, perfetto. Ecco, se è la loro prima route, quella di quest'anno. Sì, per me sì. Anche per me con il progetto Policoro. Un'esperienza che sicuramente custodiremo gelosamente ciascuno di noi nel proprio cuore. Che bello. Don Bruno, ricordando le edizioni precedenti, quali sono i frutti che poi ha portato a lungo termine? Beh, direi due frutti possiamo raccogliere da sempre da questa esperienza. Il primo è il fatto che il cammino genera una profonda condivisione. È l'occasione davvero per parlare, dialogare, conoscersi, confrontarsi, raccontarsi le proprie esperienze di vita, anche le proprie fatiche e difficoltà. Quindi diventa anche una solidarietà profonda, un'amicizia che si lega tra i partecipanti. E questa è già una prima ricchezza molto bella, molto importante. La seconda è quella di approcciare la dottrina sociale della Chiesa non come qualcosa di astratto, ma come qualcosa di concreto, già di vivente, potremmo dire. Perché noi in questi giorni stiamo, dopo ogni tappa di cammino, incontrando anche delle esperienze concrete che ci fanno conoscere come il messaggio della dottrina sociale della Chiesa sia già incarnato dentro la storia. Penso ad alcune cooperative, alcune esperienze di accoglienza che abbiamo visto anche in questi giorni, tra i migranti, di persone straniere. Abbiamo incontrato anche Don Domenico, che ci ha raccontato la sua esperienza di cosa significa organizzare un po' il pellegrinaggio a piedi sulla via Francigena. Quindi per noi sono momenti molto belli, anche in cui la fraternità, per esempio in questi giorni, la vediamo incarnata dentro vissuti e esperienze. Che bello, Don Bruno. Allora, siete partiti da San Gimignano e arriverete il 26 dove? All'abbazia di Sant'Antimo,
Quindi noi facciamo, lì ci sarà una piccola deviazione dalla via Francigena per arrivare in questo luogo simbolico che religiosamente ha un suo grande valore, è stato luogo anche di monachesimo e di ricchezza interiore, spiritualità profonda. E siamo, diciamo così, il percorso è un percorso senese, però ci permette davvero di incontrare la bellezza della natura da una parte, dall'altra la bellezza dell'arte, di questi borghi molto belli. Penso San Gimignano, abbiamo già incontrato Colle Valdelsa, Monteriggioni, quindi realtà molto belle, ci attende Siena oggi. Quindi bellezza naturalistica, bellezza artistica, ma soprattutto poi la bellezza delle persone che stanno vivendo questa esperienza e che incontriamo lungo il cammino. E allora, grazie Don Bruno, grazie Don Ivan, grazie Pietro e Beatrice. Non vi lasciamo raffreddare perché sappiamo che il camminatore non si può, come dire, riposare troppo perché altrimenti poi, quindi vi lasciamo alla vostra rotta, alla vostra camminata, a questa esperienza. Grazie, grazie di cuore per essere stati con Grazie noi. e buona giornata a Buona tutti. giornata. A Grazie, buona voi, giornata. buon cammino, grazie, grazie. Beh, insomma, non era perfetto la connessione, però insomma ci rendiamo conto che stavano appunto camminando i nostri ospiti, quindi insomma in quei luoghi non sempre c'è la connessione, però abbiamo potuto ascoltare in maniera molto attenta quello che ci hanno raccontato. Iniziative, soprattutto in questo periodo estivo, di questo genere ce ne sono veramente tante.